forse non c'è nessuno qua che vuole comprare le cose di Matti, ma io devo venderle, quindi qualcuno le comprerà, vero? No? Ok, forse nessuno è qua alla mia asta perché non ho avvertito nessuno in realtà, però oggi ragazzi voglio fare una cosa incredibile. Matti ovviamente in questo momento non c'è, io cosa faccio? Vendo le sue cose perché ovviamente, come sapete, lui ha vinto le ultime sfide di Nina e Matti, tipo quella sul pedalò, quindi io ho bisogno di soldi per comprare le cose che mi piacciono. E quindi che fai? Non vendi le cose di Matti mentre lui non c'è? Io che lo faccio. Allora, intanto vorrei vendere il computer, perché voi sapete quanto lui tenga il suo computer, dato che senza di lui non può registrare i suoi bellissimi video. Quindi direi di mettere in vendita soprattutto quello. Ovviamente non venderò vestiti oggi. Oggi venderò solo la sua postazione, però dobbiamo dare un prezzo a tutte le cose, quindi ora vado a prendere un foglio di carta e mettiamo il prezzo, decidiamo soprattutto il prezzo a tutte le cose, poi devo fare delle chiamate per vendere, quindi restate connessi. Ok, ci siamo. Ho preso la carta e i pennarelli per scrivere il prezzo. Io, ragazzi, ovviamente non ho mai venduto niente in vita mia e non so quanto possa valere quel monitor. Però so che essendo di Matti il valore cresce esponenzialmente. Quindi io direi di prendere un bel pennarello di un colore carino. Che colore prendo? Allora, secondo me il rosso è carino, o il fucsia. Il fucsia perché si intona anche alla mia maglietta. Ecco. Poi abbiamo questi foglietti qua e vado a scrivere il valore del computer, che secondo me è intorno ai 1000 euro. Sì, solo il monitor però, eh. Allora scrivo monitor Mattiz 1000 euro. Perfetto. E lo andiamo ad attaccare ovviamente. Scotch. Vabbè, mi arrangerò. Ok, perfetto. Che ci sono quelle luci accese, vabbè, vedete? È perfetto qua. Poi secondo me dovremmo vendere anche la tastiera, quindi tastiera Matti. E ovviamente questa le venderei a tipo 900 euro, cioè un po' di meno la tastiera, 900 euro, perfetto. Ragazzi, se voi volete comprare qualcosa su Instagram, io mi chiamo Codina Navoni. Allora, ci siamo, 900 euro di tastiera, perfetto. Lo metto qua sopra. E infine il joystick. Come si scrive joystick? Vabbè, scrivo joystick con la G. So che si scrive con la J. E questo io, dato che l'ha toccato Matti con le sue mani, lo venderei a 1500 euro. Ok, ci siamo. Perfetto. Ora devo far comprare le cose alle persone. Ci avevo pensato. Come faccio? Ok, faccio una storia su Instagram. Secondo me tutti lo compreranno. Intanto guardate, qua c'è il joystick, qua c'è la tastiera e lì il monitor. In realtà sto notando solo ora che c'è anche una bottiglia d'acqua quasi interamente finita da Matiz, quindi io la venderei anche quella. La bottiglia d'acqua, dato che c'è la saliva, la venderei a 3 milioni di euro. E scriviamo non trattabile, perché ovviamente non si può trattare questo prezzo, è un prezzo onesto secondo me. Ok, bottiglia Matiz in vendita. Ora faccio una storia su Instagram e aspetto solo che mi scrivano tutte le persone. Se non ci seguite su Instagram, seguiteci in Matti-Official. Comunque ora andiamo a fare la storia dove diciamo che ho messo all'asta tutte le cose di Matti. Ragazzi, se volete un joystick, una bottiglia di Matiz, la tastiera e il monitor, basta che mi scrivete qua su Instagram che ve le vendo a prezzi, insomma, abbordabili, eh? Va bene? Non sto registrando un video, così la gente mi scrive e noi potremo vendere tutto e fare una sorpresa a Matti e dirgli che abbiamo racimolato dei soldi in modo onesto. Sì? Vero? Brava, Ninna! Ora devo aspettare che la gente mi risponda, quindi ci vediamo tra poco.
ragazzi, mi sta chiamando Matti, penso abbia visto la storia. Pronto? Ciao Matti, come va? No, io tutto bene, mi sono svegliato, ho fatto colazione. Ora che sto facendo? Ora sto in camera, con piadina, sì? Sul letto, sai? No, io cosa ho fatto? Niente. Perché? Ho venduto... No, Matti, non potrei mai. Scusa, mi sta chiamando piadina. Ciao. Oh, ragazzi, mi sa che Matti si è un po' arrabbiato. E allora, onestamente, a me servono i soldi, no? Quindi ho deciso di vendere tutta la postazione. Vabbè, comunque, secondo me c'è gente che vuole comprare. Quindi ora andiamo su Instagram e andiamo a vedere chi è che mi ha scritto. Ok, ragazzi, c'è qualcuno che vuole comprare il joystick di Matti. Perfetto, 1500 euro. E quindi ora devo trovare una scatola. Io non ho una scatola. Ragazzi, potremmo avere un problema. Non sono, diciamo, un'ottima venditrice. È che è la prima volta che lo faccio. Non ho una scatola per spedire il joystick. Come faccio senza una scatola? Cioè, Spedire cosa? Ciao, Matti. Spedire il joystick? No, non hai capito bene. Stai provando a vendere anche il mio joystick per caso? Vabbè, che io ho visto la storia. Oh, Matti, ma... Mi spieghi cosa stai facendo con tutti questi fogli con i prezzi, per favore? Questi sono fogli perché stavo facendo... Dammi tutto, dammi, facendo... sei telefono sequestrato. Stavo facendo matematica. Minna, tu stai vendendo tutte le mie cose, l'ho vista la storia. Non puoi farmi uscire di casa e vendere tutti i miei scatola? Oggetti. No, non abbiamo una scatola. Questo joystick è Pronto? Mio e non si vende a nessuno, ok? Un attimo. Sì, salve. Sì? Allora sì, ancora in vendita. Il problema è che non cosa? Abbiamo una scatola. No, niente parlando, in vendita, signore. No, non abbiamo una scatola abbastanza grande per inviarlo. Signore, va bene avvolto nella carta igienica? Avvolto nella carta igienica. Noi non stiamo vendendo niente, signore. Perfetto. Non l'ascolti. No, il monitor Come costa... va bene? Ma quello vuole la carta igienica. No. 1000 euro il monitor, sì. No, non possiamo fare uno sconto, signore. Al massimo puoi alzare, dato che è un'asta. 1200? No, non si vendono, signore. Arrivederci. Oh, grazie. Era un mio cliente, non puoi trattare così. Tastiera Matiz 900 euro. Ma io l'ho pagata solo 20 euro quella cosa. Tu volevi arricchirti sfruttandomi? No, sfruttando te no. Sfruttando il mio senso di fare soldi, sì. Ma che vuol dire? Sei una truffatrice, Matti, Linna, ti arresteranno. Parliamone giù perché qua fa caldo, prego. Ma dove vai? Dove stai? Ma scusami, ma io non capisco, ma dove pensi che io vivo? Basta fare così per aprire la porta. No, perché si blocca. Fammi entrare. Pronto? Sì? Ah, la bottiglia, certo, sì. La bottiglia? Con la saliva. Ha venduto pure la mia bottiglia? Matti, devi stare zitto quando parlo con i clienti. Io non sto zitto. No, zitto. Tu vuoi vendere la mia bottiglia? Stai zitto. Oh mio Dio. La saliva? Sì, penso si possa clonare una La persona. Saliva? Ah, lei vuole fare un secondo Matiz. Beh, allora le devo alzare il prezzo. No, il prezzo iniziale era di 3 milioni, no, diciamo 10 milioni? No. Mi dispiace, devo parlare con il mio collaboratore un attimo. Io non sono il tuo collaboratore. Non Come possono no? clonarmi. Io sono solo uno. Non, nessuno mi può clonare. Se mi clonano vuol dire che non sono l'unico Matti in questo mondo. Non possiamo. Ora tu gli rispondi e gli dici che non si fanno le clonazioni. Dillo. Vai. Signore? 15 milioni? Cosa? Ah, perfetto! Allora gliela spedisco in un sacchetto, va bene? Perché non abbiamo una scatola. Perfetto, arrivederci! No! Mi hai appena venduto praticamente. No, Matti, Tu mi hai appena venduto! Ah, ragazzi, io ora faccio calmare un attimo Matti perché mi sembra proprio fuori di sé. Andiamo. Comunque, se volete comprare qualcosa di Matti, chiamatemi. Adesso troverete dei video che sicuramente non avete visto, quindi andate a vedere. Guarda che E voi se volete comprare qualcosa, Corina Namone è tutto attaccato su Instagram. Ti sto sentendo, sono qui. Ci vediamo al prossimo video. Ok, sì. Ciao!